Io Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e nella perseveranza in Gesù, mi trovavo nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Udii dietro di me una voce potente come di tromba che diceva: quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese, a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatira. E udii dal tempio una voce potente che diceva ai sette angeli: andate e versate sulla terra le sette coppe dell'ira di Dio. Nella città vi sarà il trono di Dio e dell'agnello, i suoi servi lo adoreranno, vedranno il suo volto e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno. Un angelo possente prese allora una pietra grande come una macina e la gettò nel mare esclamando: con questa violenza sarà distrutta Babilonia, la grande città, e nessuno più la troverà. E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. Ricevano un marchio sulla mano destra o sulla fronte, e che nessuno possa comprare o vendere senza avere tale marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome. Qui sta la sapienza: chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia, è infatti un numero di uomo e il suo numero è 666.